L'ansietà è uno dei maggiori traditori che la vera virtù e soda devozione possa mai avere. Finge di riscaldarsi al bene operare, ma non lo fa, se non per raffreddarsi, e non ci fa correre, per farci inciampare, e per questo bisogna guardarsene in ogni occasione, particolarmente nell'orazione, e per meglio riuscirci sarà bene ricordarsi che le grazie ed i giusti dell'orazione non sono acque della terra ma del cielo, e perciò tutti i nostri sforzi non bastano a far cadere, benché sia necessario il disporsi con grandissima diligenza, sì, ma sempre umile e tranquilla. Bisogna tenere il cuore aperto verso il cielo ed aspettare di là la celeste rugiada. Pace e bene a tutti. Oggi ci mettiamo nelle disposizioni di volere accogliere l'insegnamento di Padre Pio che ci guida sulle vie della santità. Lui è il padre di una moltitudine di figli. È il fratello che si fa nostro compagno regalandoci l'esperienza della sua vita. Se ci lasciamo consigliare da lui, se ci lasciamo guidare e ammaestrare dal suo esempio di vita, sicuramente andremo avanti. Noi sappiamo bene, cari amici, che nel mondo di oggi il nostro più grande nemico è lo stress. Si corre dalla mattina alla sera, afflitti dall'ansia di non arrivare mai a fare quello che dovevamo fare. E alla fine ci ritroviamo più vuoti e più poveri di prima. Ma non è questo quello che il Signore vuole da noi. È necessario avere un chiaro programma di vita, nella consapevolezza che è il Signore che fa tutto. Noi siamo Suoi collaboratori. E ogni qualvolta perdiamo di vista questa verità, noi entriamo, per dirlo con una espressione ricorrente, nel pallone. Abbiamo bisogno di vivere nella serenità, nella pace. E per questo dobbiamo esercitarci, cari amici miei. Non dobbiamo mai perdere un giorno di questo esercizio. La preghiera del rosario è uno strumento eccezionale per aiutarci a vivere in questa dimensione di serenità, di pace. Qualcuno tante volte mi dice: ma io quando recito il rosario mi addormento. Che bello, cari fratelli e sorelle. È segno allora che non abbiamo bisogno le pillole per dormire. Possiamo anche fare uso del rosario. Ma è di questo che abbiamo bisogno, ritrovare quella pace, quella serenità che non agita il nostro cuore, che non confonde la nostra mente, ma ci fa stare alla presenza del Signore e godere della sua luce, della sua gioia e della sua pace. Nell'archivio di Padre Pio, del convento dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, troviamo tanti appunti, magari non sappiamo i destinatari, ma sono degli appunti preziosi di vita spirituale. Tra questi ne è stato preso uno che compone il consiglio di Padre Pio per questa giornata. Sentite cosa dice Padre Pio. L'ansietà è uno dei maggiori traditori che la vera virtù e soda devozione possa mai avere. Finge
di riscaldarsi al bene operare, ma non lo fa, se non per raffreddarsi e non ci fa correre, per farci inciampare. E per questo bisogna guardarsene in ogni occasione, particolarmente nell'orazione. Mai l'ansia quanto la pace e la serenità. Vivere l'orazione alla presenza del Signore, perché, amici miei, questa è la vera preghiera. Non le formule che recitiamo, seppur belle, ispirate, ma la preghiera è fondamentalmente stare con il Signore. Quanti di noi curano questo aspetto nella preghiera? Mi viene in mente il ricordo di quella scena di un uomo che aveva imparato a pregare mettendo accanto a sé una sedia vuota e immaginando che in quella sedia ci fosse Gesù. E così possiamo parlare, diceva un suo amico. E per meglio riuscirci, sarà bene ricordarsi che le grazie e i gusti dell'orazione non sono acque della terra, ma del cielo, e che perciò tutti i nostri sforzi non bastano a far cadere, benché sia necessario il disporsi con grandissima diligenza, sì, ma sempre umile e tranquilla. Bisogna tenere il cuore aperto verso il cielo ed aspettare di là la celeste rugiada. Sì, cari amici miei, è questa la più bella acqua, quella più efficace, come dice Santa Teresa nel suo castello interiore. Facciamone tesoro, cari amici, e chiediamo al Signore di entrare in questa dimensione. Pace e bene.